qual è uno dei segmenti di mercato che tirano di più? Esatto, è quello dei SUV coupé. In realtà Renault nella sua gamma un SUV coupé ce l'aveva già e si chiama Arkana. Con il modello alle mie spalle però ha voluto alzare leggermente l'asticella e costruire un SUV coupé di segmento D, così si dice tra addetti ai lavori, per dire un segmento di maggiori dimensioni. Diamo il benvenuto a nuova Renault Rafale, in anteprima dal vivo per il pubblico alla seconda edizione del Salone di Monaco. Vediamo intanto, approfittiamo di questa circostanza per vedere come è fatto fuori e come è fatto dentro. Noterete subito alcune somiglianze con un paio di modelli, primo fra tutti nuova Espace. Dopotutto la piattaforma è la medesima, si chiama CMF-D. Somiglianze con nuova Espace, ma anche con Austral. Sono tre modelli imparentati in maniera molto molto stretta. Purtroppo c'è molto traffico allo stand Renault, segno che l'interesse dopotutto è piuttosto alto. Bene, cerchiamo di descrivere Rafale in pochi minuti. Renault Rafale non fa mistero della sua indole sportiva sin dal suo nome, essendo ispirato proprio a quell'aereo da esibizione, il Caudron Renault Rafale, che nel 1934 stabilì il record di 440 km orari. Il frontale, dicevamo, ricorda in qualche aspetto quello di nuova Espace, personalizzandosi comunque in diversi particolari. Notate il lungo cofano piatto che si appoggia su un frontale molto aggressivo, molto più spigoloso. Tutta nuova è anche la calandra, dove il simbolo Renault viene ripetuto andando a generare le maglie della griglia e alternando il colore blu con il nero lucido. Guardiamo la fiancata, dove la filosofia del SUV coupé viene interpretata in maniera sempre piuttosto originale e aggressiva, esprimendo anche dimensioni del tutto importanti, 4 metri e 71 di lunghezza. Fiancata il cui carattere sportivo è senz'altro sottolineato anche non solo dall'allestimento Esprit Alpine, ma anche dai grossi cerchi fino a 20 pollici, ma sono certo che esiste un allestimento con cerchi anche da 21 pollici. Il posteriore con queste spalle robuste che terminano con i sottili gruppi ottici a sviluppo orizzontale, sempre con la ormai familiare tecnologia a LED. Originale è anche la forma del paraurti posteriore, a effetto molto sporgente. È il momento di dare un'occhiata all'abitacolo. L'abitacolo è essenzialmente lo stesso di nuova Espace, con, vedete, il doppio display che abbraccia in qualche modo il conducente e che è completato dai servizi integrati di Google, a loro volta familiari a molti di noi. La grossa console centrale con questa manopola che a me ricorda molto la strumentazione di un aereo, non sarà probabilmente un caso. Il volante multifunzione, il cruscotto particolarmente alto e il vetro inclinato che a mio giudizio ostacolano leggermente la visibilità. D'altra parte, se vuoi essere bello, un po' devi soffrire. Rafale, un altro SUV 100% elettrico? No. Semmai Rafale è una delle più moderne espressioni della tecnologia ibrida del gruppo Renault. Inizialmente sarà disponibile in versione full hybrid, quindi l'ibrido autoricaricabile, per essere poi successivamente declinato anche in salsa plug-in hybrid.
La motorizzazione full hybrid è quella che abbiamo già avuto modo di conoscere proprio grazie ad Austral e ad Espace ed è quella che si fonda su un collaudato sistema ibrido in cosiddetto serie parallelo che si basa su un 1.3 turbo benzina accoppiato non a uno ma a due motori elettrici, uno dalla funzione di trazione vera e propria, l'altro nella parte di motogeneratore starter che si occupa di avviare il motore e di far funzionare il cambio a 4 marce e senza frizione, quindi una trasmissione davvero molto particolare. Sta di fatto che poi a lato pratico i consumi dovrebbero essere molto molto interessanti, essendo contenuti sotto i 5 litri per 100 km nel ciclo misto, per non dire che in città Rafale, come i suoi due colleghi, promette un'autonomia, una percorrenza in modalità 100% elettrica fino all'80% del tempo. L'IA 2023 è dunque il primo bagno di folla per Renault Rafale che verrà commercializzato in Italia nella primavera del 2024. Anche il listino prezzi è ancora top secret, ne sapremo di più nel corso dell'autunno, quindi stay tuned. Dallo stand Renault al Salone di Monaco io vi do appuntamento al prossimo video.